Buongiorno a tutti e buon 8 dicembre. Un piccolo, piccolissimo video per, visto che siamo vicini a Natale, ormai vicinissimi, e si sta pensando ai regali, piccoli consigli di lettura, naturalmente dei miei libri. Sono qui con il mio assistente, inutile assistente, ma sempre molto prezioso, e chiaramente con alcuni dei miei libri, per fare dei regali di Natale. Piccoli consigli di lettura. Cominciamo con Storia di un porro e di una farfalla, un libro molto importante con la bellissima copertina di Simona Platè. Storia di un porro, e di una farfalla è la storia che narra l'amore malato, una fiaba contro la violenza di genere. Perché una fiaba contro la violenza di genere? Come dico sempre, perché bisogna partire proprio dai bambini, che saranno gli uomini e le donne di domani, per insegnare la verità sull'amore, che non è fatto di rabbia, di vessazione, di controllo, di possesso, ma è fatto solo di cura, solo, soprattutto di cura, di attenzione e di protezione verso chi si dice di amare. Regalare le fiabe è molto importante e leggere le fiabe, soprattutto in questo periodo, è altrettanto importante. E lui è sempre d'accordo. Bella addormentata chi? Bella addormentata chi è dedicato a tutte le belle addormentate che si fanno sempre svegliare dal principe sbagliato. E, tante fiabe che però chiedono di essere riraccontate. Per ogni fiaba che vi risuona potete riscrivere il finale, perché alla fine siamo noi che decidiamo quale sia, possiamo riscrivere il nostro copione di vita. E Bella addormentata chi è proprio questa, tante fiabe che chiedono di essere riscritte, perché così siamo noi che scegliamo come portare avanti le nostre relazioni. I messaggi delle fiabe. Le fiabe sono antichissime messaggere, sono racconti che risalgono ancora alla notte dei tempi, discendono dai miti, quando i popoli si sedevano davanti al fuoco e si raccontavano le storie di vita e le esperienze, si scambiavano le esperienze. In questo libro sono raccolte alcune delle fiabe più belle, più antiche, e con i loro messaggi profondi. E sono messaggi che cambiano per ognuno di noi a seconda delle situazioni che stiamo vivendo, perché le fiabe ci parlano e ci insegnano che le difficoltà possono essere affrontate, che ognuno di noi ha la possibilità di affrontare i propri draghi, i propri orchi, e se ne incontrano tanti sul nostro cammino, di superare i propri limiti. Abbiamo tutte le risorse dentro di noi e soprattutto ci insegnano che ci sono sempre altre possibilità. E spesso io sento dire non ho altre scelte, non ho altre possibilità. No, le fiabe ci insegnano che abbiamo tante possibilità per cambiare la nostra vita, che siamo noi i co-creatori della nostra vita, anche quando le cose non dipendono strettamente da noi. Le fiabe ci accompagnano e ci indicano tante vie che magari noi non riusciamo a vedere, tante possibilità che noi non possiamo contemplare, che invece ci sono i messaggi delle fiabe. E in ultimo, ma non l'ultimo, Cercasi Re, edito da Mimebu con i fantastici disegni di Ilaria Tira che mi ha accompagnato in questa avventura. E Cercasi Re, vabbè, è la storia di ogni individuo, è la ricerca di sé, quello che Jung definisce l'archetipo fondamentale di ogni uomo. Questo piccolo re confuso si sveglia una mattina e non trova più il suo regno, ma soprattutto si rende conto che nessuno vede più la sua corona, eppure lui ce l'ha in testa, la sente bene, e così parte questo viaggio fondamentale di ogni uomo alla ricerca del proprio regno. È un album illustrato per bambini intorno ai 6 anni, ma è come sempre, le fiabe vanno lette insieme agli adulti e hanno tante cose da dire anche agli adulti. Ho finito i miei consigli per gli acquisti e io vi consiglio di leggere le fiabe questo Natale. Abbiamo un po' più tempo di dedicarvi alle fiabe antiche perché sono racconti fondamentali che ci aiuterebbero molto in questo periodo. Se poi volete regalare dei libri, i miei oppure altri libri, però regalate fiabe. Grazie e buon 8 dicembre.